Noi siamo ospiti in questo momento di una bella iniziativa che soprattutto sta coinvolgendo l'industria dolciaria, diciamo, no? E quindi l'artigianato anche dolciario. L'artigianato dolciario, abbiamo avuto modo di assaggiare questi prodotti, sono veramente molto buoni, ma nella fattura, nella realizzazione di questi prodotti, il costo della materia prima è elevato. La mandorla di Avola piuttosto che il pistacchio di Bronte, e spesso il piccolo dolciario, cioè il piccolo artigiano, quello che noi chiamiamo il pasticcere, in realtà, come dire, la grande famiglia è la famiglia dei dolciari, lamenta il fatto che non ci può fare nulla, nel senso che un chilo di pistacchio lui lo compra a quel prezzo e non ha possibilità di incidere su quel prezzo, così come per la mandorla di Avola. Allora, se mi spiegate voi, perché ancora da economista io non sono riuscito a capirlo, perché un chilo per esempio di pistacchio alla produzione, l'agricoltore lo vende al primo passaggio, che è il commerciante, credo 13 o 14 euro al chilo, così mi hanno detto, e io, cioè l'utente finale, nel momento in cui dovessi comprare il vasetto qui di fronte, anche ad un prezzo particolarmente scontato, pago non meno di 35 euro al chilo. Poi in realtà è 3,5 euro per 100 grammi, ma sono... Allora c'è una forbice, un differenziale si chiama tecnicamente, di quanto? Abbiamo detto da 15 a 35, insomma sono di 20 euro, di 22 euro, in taluni casi, come dire, anche di più. Mi raccontava un pasticcere a Catania che nel periodo di Pasqua realizzava una straordinaria colomba, ma buonissima, una colomba farcita di crema di pistacchio, e comunque lui l'avrebbe venduta non meno di 50-55 euro al chilo, il che significa che metà chilo, quindi 500 grammi, sarebbero stati circa 20-27, qualcosa del genere, perché comunque lui compra il pistacchio da non so chi ad un prezzo che non può essere inferiore. Allora, ve lo spiegate perché c'è questo margine così ampio? E fin quanto ci sarà questo margine, significa che tutta la bontà che ci propongono i nostri imprenditori del dolciario la dobbiamo pagare. Oggi stasera c'è offerta, quindi vi ringraziamo, ma la dobbiamo pagare veramente di tasca in un momento di crisi in cui spesso non ci possiamo permettere questi lussi. Allora, la domanda comincia Luciano, poi voglio sentire anche Corrado. Anche qui io partirei con una notazione ottimistica. Non è detto che perché l'incidenza della materia prima sia elevata un prodotto di qualità non si possa utilizzare. Vi faccio un esempio per tutti, è proprio sul limone. Lo sfusato amalfitano è il limone di Sorrento e di Amalfi, dove ci avranno non più di qualche centinaio di ettari di produzione in tutto. È un prodotto che viene venduto in Italia, e fateci caso quando andate nei supermercati, ve ne faccio, ve ne dico uno per tutti, il Conat per esempio, c'ha i suoi prodotti, sapori e dintorni, dove un limone o mezzo chilo di limone usato amalfitano costa 1,80-1,85 euro. Quindi non è detto che un prodotto di alta qualità non possa avere, non possa portare un prezzo alla vendita superiore rispetto a quello che normalmente si ha. Ma detto questo, purtroppo la ragione per la quale il prezzo lievita nei passaggi è che i costi di lavorazione e di commercializzazione oggi sono molto spesso di gran lunga superiore al valore stesso del prodotto. Cioè, paradossalmente, quando si remunera il produttore limonicolo con 35-40 centesimi al chilo, nella migliore delle ipotesi, con un prodotto commerciale di alta qualità, se no normalmente si parla di 20 centesimi, 18, 15, 14, come dice il dottore Vigo, con costi di raccolta che sono elevati. Sappiate per esempio che raccogliere un chilo di limoni, è tutta un'operazione che si fa manualmente, incide per qualcosa come 12-13 centesimi al chilo. Comprare un imballaggio, un cartone sul quale si vanno a mettere poi 10 kg di limone o 15 kg di limone, imballaggio tra il cartone, la colla, il montaggio e altro, viene a costare intorno a 80 centesimi un euro, incide anche quello lì per 15 kg certamente 6-7 centesimi, poi c'è la retina, poi c'è la banda, poi c'è il preconfezionato, e poi ci sono i costi di lavorazione, il personale, la distribuzione, la logistica, i trasporti e quant'altro. Capirete subito come i costi di raccolta, lavorazione e commercializzazione superano di gran lunga i costi di produzione. Questa è la ragione per la quale un'economia industrializzata come la nostra non poteva, non dico non può, ma non poteva certamente competere con un'economia a costi agricoli come quella spagnola, perché la Spagna era assolutamente fondata su un'economia di tipo agricolo, aveva una struttura
di lavorazione di costi che era di tipo agricolo. L'Italia invece ne aveva uno di tipo industriale, rispetto alla quale i salari e gli stipendi degli agricoltori siciliani rincorrevano quelli degli industriali del nord e di conseguenza i livelli di economicità e di competitività non c'erano più. Questo tuttavia, e concludo, non mi scoraggia, perché se noi riuscissimo ad avere, come noi dobbiamo puntare, produzioni di qualità, la produzione di qualità e di nicchia consente all'artigiano di produrre una granita che non è una granita come tutte le altre, ma che è una granita eccellente, e secondo me nelle produzioni di eccellenza oggi l'economia certamente si salva e si ricava delle nicchie di mercato più interessanti. Corrado, e allora perché non si fa gioco di squadra? E questa era una domanda, è la seconda volta che faccio questa domanda, perché non si fa gioco di squadra tra i piccoli produttori? Perché sono troppo piccoli e non riescono a farlo, perché sono pochissime le aziende agricole che diventano un'unica filiera fino alla fine e prendono il valore aggiunto che gli altri non hanno. A proposito di Spagna e di costi, neanche 2 mesi fa sono stato in Spagna e 2 mesi fa io ho visto che un operaio in Spagna costa alla fine la metà di quello che costa da noi, e non è che ho chiesto dati così a qualcuno, ho chiesto ad agrumicoltori. L'energia elettrica è il 50%, il gasolio agricolo è più basso. La Spagna fino alla frontiera francese assiste i propri agricoltori per il trasporto, ovvero rimborsa i costi di trasporto. La Spagna, dove ero andato 16 o 17 anni fa, adesso è una Germania, c'ha tutte autostrade a 3 carreggiate per ogni senso di marcia, non la nostra Catania-Palermo che è diventata monocarreggiata. E tutto il resto, al di là di questa cosa del raffronto con la Spagna, i costi di produzione nostri non sono assolutamente confrontabili. Gli agricoltori non detengono il prodotto, ma più o meno lo conferiscono e lo vendono, e quindi nei vari passaggi, al di là dello sfrito che può essere dato su qualunque produzione fresca, dalla lattuga alla carota, al pomodoro, alle arance, e quindi ha un costo per riprendere diciamo il perduto, sulla frutta secca è la situazione diversa. C'è uno scostamento e un innalzamento di questi prezzi davvero ingiustificato, perché 10 volte tanto non si può vendere. Perché è vero quello che dice lui, che il prezzo iniziale del prodotto è ormai poca cosa, ma se ai 14-15 centesimi del limone ce ne mettiamo altri 30 forse o 40 di lavorazione, trasporto eccetera, arriviamo a un prezzo di 50-55 centesimi. Come si fa ad arrivare a Firenze quest'anno con fotografie che io ho pubblicato e tu hai visto di tarocchi a 5,98 euro, non in Finlandia, a Firenze, dove vendono il singolo pezzo? Questo non solo è un'esasperazione assurda dei ricavi dei vari passaggi, ma è una depressione all'ennesima potenza dei consumi, perché se io trovo la carota a 99 centesimi, il limone a 1,50 euro al chilo o il tarocco a 1,50 euro al chilo con i ricarichi giusti, è chiaro che ne compro 3 kg, 4 kg, ma se trovo il tarocco a 5,98 euro, ne compro 2, non ne compro più, a valle tutto il resto si blocca. E il povero produttore di limone, di carote, di pomodoro, eccetera, non si compra più 10 camicie, ma se ne compra 2. Quello che vende le camicie non ne vende più 2.000, ne vende 100, poi chiude, c'è il Corso Umberto chiuso, c'è il Corso Savoia serrato. Quindi tutta l'economia nostra che deriva, e qua ha ragione lui, noi, i sindacati hanno inseguito in agricoltura i salari dell'industria, non ha senso. La Spagna è stata molto più intelligente, oltre alla concentrazione dell'offerta e quindi a dare un peso durante le contrattazioni, la Spagna è stata più intelligente, ha fatto strutture, da aiuti e soprattutto l'agricoltura l'ha mantenuta, agricoltura e l'industria.